Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Ci eravamo lasciati la volta scorsa su Desperados 3, dopo aver ucciso il sindaco ed essere fuggiti. Dobbiamo andare con lei a rubare un vestito a una cameriera. Quindi abbiamo un po' da fare adesso. Dobbiamo saltare giù. Ah, si possono muovere insieme, ok. Cioè, si possono saltare insieme, sono agili tutti e due, fantastico. Allora, ragazzi, io andrei a esaminare un attimino le cose che possiamo fare qua. Ma non credo ci sia molto, perché qua c'è una voragine, quindi anche per accedere là ci sono due vie. O la porta principale, oppure la porta, cioè, passando da qua. Il problema è che qui c'è sto tizio col poncio, quindi non lo possiamo neanche distrarre. Che sta tenendo ste civili qua ferme. A dire la verità, poi potrebbe esserci anche un'altra via, ma no, direi di no. La porta principale mi sembra quella più fattibile, anche se, guardando qui, siamo sotto osservazione da ben tre persone. La prima, la seconda, la terza. La 1, la 2 o la 3. E quindi potremmo... Lui vede là, lui. Ok, però... Se lo buttassimo giù... mannaggia, un bel problema qua. Dobbiamo agire in contemporanea. C'è poco da fare. Bisogna agire in contemporanea. Allora, dobbiamo distrarne uno. Allora, intanto mi muovo qui. E mi muovo fin qui. No. No, buono. Non ci ha visto. Sì, ci ha visto. Niente. Si ricomincia da capo. Stiamo giù. Allora, dobbiamo distrarne uno. Lui non ci vedrebbe, quindi distraiamo. Beh, ma a parte che se passiamo qua dietro non ci vedono. Ok. Quindi dobbiamo eliminare il primo. Però il problema del primo, di questo qui, è che il problema è che l'altro ci vede. L'altro ci vede, ma possiamo bypassare in qualche modo? Sì, prendo lui. Allora, mi avvicino fin qua, che è il limite massimo. Sì, sono un coglione però. Cioè, alla fine lui non l'abbiamo steso. Mannaggia. Allora, vediamo un attimo. Allora, lei fa il suo incantesimo. Il suo... questa cosa qui che lo... Allora, scusate, intanto voglio vedere cosa fa lui. Ok. Allora, intanto qua io sposto Cooper lì, dopo che lei ha lanciato la sua boccetta. La boccetta la lancia lui. Lui perde la vista per qualche istante. Abbiamo poco tempo. Quindi a questo punto corro di là. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok. Un save. Intanto stiamo parlando a distanza. Comunque, io direi che a questo punto lui lancerà, ucciderà il tizio lì. Lei stordirà l'altro. E vediamo di farlo magari in contemporanea. Quindi, tasto shift. Tu lanci questo. E l'altro lancia questo lì. Esegui. Poi, tu, no, tu stai lì, tu. No, porcaccia la miseria. Allora, la rifacciamo. Allora, uno. Ma infatti mi chiedo, ma perché? Facciamola meglio. Allora, tu lanci il coltello a lui, poi lei va qui e lo stordisce. Fine. No. Allora, stiamo sperimentando tutte ste minchiatine qui, però a me non... Allora, intanto... No, allora facciamo una cosa diversa. Tu lanci il profumo a lui. Tu lanci il coltello all'altro. Dopodiché tu dai un calcione a lui. No, dopo. Prima questo. Vabbè, continua. Vediamo se intanto così va bene.
No, dobbiamo. Non serve forse farlo così, quindi facciamo. Tu lanci questo subito. A questo punto, tu lanci il coltello a lui, che lui non vede, e tu vai e lo stendi. Grazie. Poi, tu, no, fermo, 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 assolutamente fermo. Tu lo leghi e lo nascondi qua. No, piglialo, piglialo. Poi andiamo a riprendere il coltello di là. Voglio vedere se mi vede qualcuno. No, intanto forse no. Passo basso. Ok, vediamo se qua qualcuno mi vede. Prendo il coltello, prendo il corpo. Mi sa che è più semplice nasconderlo qui. Quindi a questo punto potremmo passare in due direzioni diverse. Anzi, dato che non ci osserva più nessuno, io faccio un save. Attiro. Questo qua è il poncio? No. Quindi possiamo distrarlo lanciando una monetina qui. Non pensavo fosse. Sono solo monetine. Ogni centesimo conta, lei è una tecchiona. Niente. Allora, entriamo qui e andiamo lì. Ok. Tu invece, qua. Allora, sono in tre, quindi. Lui lo vedono, quindi dobbiamo. No, no, stai ferma per l'amor di Dio. Tu, sto parlando di te io. Tu devi andare qui e porre fine alle sofferenze di sto tizio. No, lo vedono. Chi è che lo vede? Lui sempre. Però se io lancio un coltello veloce. No, va giù. Ok. No, l'han visto. L'han visto e niente. Allora. Ok. Andare qua. Tu potresti andare dall'alta, la distrai, lo distrai così. Mamma mia, ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho fatto lui. Però sapete che io sono. Ok, alzati e vai. Ah, non può, non può, non può, non può. Non può, non può, giustamente perché ha il vestito. Niente, portiamo dentro anche lei. Allora, facciamo una cosa contemporanea. Allora, quindi tu vai lì. Lì dietro, no, mi ha visto. Mi ha visto. Mannaggia. Niente, andiamo così, continuando a tentare. Allora, tu lì dentro. Anche se in realtà potrebbe andare l'altra di là. Distrarlo, salire, entrare qui. Ma è uguale, alla fine è uguale. Si possono fare in mille modi diversi, quindi. Allora, adesso stanno parlando. Tu intanto, magari salviamo così. Lui intanto sta andando indietro, quindi. Vediamo se adesso magari. Continua a vederlo però. Devo portarlo in una zona dove non lo vede. Sì, là. Vai là. Aspetta che potrebbe essere il momento buono. E lo lascio giù. Ok, prendi il coltello. Perfetto, ci spostiamo qua adesso. Vediamo se. Ok. Poi qui. Ok, lui intanto guarda su. Quindi potremmo. Adesso io salvo. Vediamo se riusciamo ad accoltellare a distanza quando l'altro non vede più. Sta vedendo tutto, ma.
Adesso parlano. Lei allora si muove. Potrebbe venire qui. Può lanciarla la boccetta? No, si deve avvicinare, però. Salvo, se la faccio avvicinare qui. Può lanciare la boccetta. A lui. Tu lanci il coltello contro di lui. L'han visto tutti. Bisogna stendere anche quel tizio lì, perché faccio un casino, se no. Oddio, potremmo anche accedere alla piattaforma. No, non possiamo farlo in altri modi. Allora, lei. No, lui potrebbe muoversi qui. Ci servivano le doti di Hector qua per lanciare la trappola. Parlando di noi. Allora, no, lo dobbiamo accoltellare senza fare troppo rumore, perché lanciando il coltello lui lancia un urlo. Quindi in questo momento potrebbe essere il momento buono. L'idea era buona, lei avrebbe dovuto stordirlo un attimo, cioè impedirgli di vedere. Quindi, dai, organizziamocela bene stavolta. Mi muovo qui. Ok, adesso lui si è girato, quindi lo accoltello. Lei lo stordisce. Lui torna e lo lega. Ok. Lo prende e lo nasconde qui. Perfetto. Poi sistemiamo anche quello. Anzi, no, magari, ma neanche. Neanche. Perché nasconderlo? Allora, voglio salvare e voglio andare su con lui. Non ha neanche senso, perché lì c'è poi un civile, il civile scappa, non è il caso di ucciderlo, quindi io adesso prendo il corpo, lo butto qui dentro e vado. No, mi scusi, scusi, perdoni. Ho visto qualcosa lì? Shura? Y? Ok. Allora. Tu vieni qua, veloce, e prendi quello che devi prendere. Una bella uscita di scena. Perfetto. Potremmo vestirla lei, la sposa. Vediamo un po'. Ah, no, 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 molla, molla, molla lì. Molla lì. C'era un'indicazione qua. Una volta che Kate ha scelto un travestimento, può indossarlo premendo G. Mentre lo indossa, può attraversare il territorio praticamente non visto. Solo i nemici con il cappotto e i cani si lasciano ingannare. Ok, quindi adesso ha il travestimento G. Perfetto. Uiuiuiuiui, legala, legala. E no, anche perché, se no, mi va a spifferare tutto ai 420. Quindi, insomma, è il massimo, Perfetto, allora lei adesso può andare dove vuole, quindi ci godiamo la scena perché io ho già una mezza idea di quello che succederà. Ora, cosa dice? Scappa, quindi dobbiamo scappare. Scappare dove? Qui. Quindi noi scendiamo, easy. Easy, scendiamo, non lo so, passando per forza di qui. Perfetto. Ah, cosa dice qua? Kate può sedurre le guardie di stalle. Ok, no, ok, quello di prima, va bene. Si esce da qui, allora. Andiamocene in silenzio.
Sì, però il nostro amico. Allora. I cani possono usare il personaggio? Ok. Careful. There's a guard dog up there. She'll sniff me out no matter what I'm wearing. She hates me. Il cane la odia. Ok, adesso io devo prendere lui e tornare giù. Quindi si torna giù di nuovo. Mannaggia. Come torno giù con lui? Allora, dalla strada principale no, si torna giù da qui. Perché potrei anche pensare di entrare, ma no, ma non c'è bisogno. Adesso io entro qui. Non so perché siano tutti così allarmati. Sono tornate anche tutte le guardie qua. Allora, intanto io salvo, perché si sa mai. Allora, questo qua corre come un forsennato, ma... Let's go. No. La peppa. Niente. Dobbiamo provare a capire. Passo così, abbastanza lontano. Sta più indietro. Sta attento a non salvare quando succedono queste cose, perché... Allora, devo andare di qua. No. Di qua, bravo. Però questo poi mi vede. Che palle. Ok, li ho riportati insieme. Tra l'altro, come vi dicevo nei primissimi video, ho lanciato una monetina al cavallo e ne ha battuto uno, solo stordito ovviamente. Ora dobbiamo raggiungere la mitragliatrice in tempi brevi. Però è super osservata, quindi... Potremmo anche fare... Allora, dobbiamo scappare da qui. Ma possiamo tentare di fare una cosa molto... alla Rambo, no? E prendere lei e farla sparare a tutti, ovunque, con la mitragliatrice. Ed è quello che magari probabilmente faremo ora. Allora, il cane non è un gran problema. È lei che può, in teoria, uscire. Quindi... È il suo regalo di nozze. Allora, spara, insomma. No, non sei un po' insospettito, diciamo. Quindi, questi qui parlano di... Allora, voglio capire come cacchio si spara questa Gatling, quindi voglio prendere lei, faccio alzare in piedi, a parte il cane che la riconosce, quindi gli abbaierebbe perché la odia, però, vediamo, ah sì, però, ecco, adesso uso la Gatling. Vabbè, questa è una delle scene che avevano fatto vedere nei trailer, dove si poteva appunto andare a uccidere tutti. Non so se sia effettivamente possibile sopravvivere a una cosa del genere, però si potrebbe anche fare, si potrebbe provare. Allora, io intanto lei la porto, adesso vado un po' tentativi, la porto qua. Ah, Mr. Cooper deve farlo. Ok. Allora, vediamo. La facciamo proprio brutta qua. Mr. Cooper. Allora, uccide lui. Poi corre a prendersi la... Ah, no, mannaggia, l'hanno sgamata lei. Infatti è tornata vestita da sposa.
No, è Cooper che vorrebbe fare amicizia con la cosa. Vabbè, allora, S uccide il pistolero. È un bel casino qua, eh. Allora, adesso dovremmo usare la mitragliatrice per abbattere, l'ho scoperto dopo numerosi tentativi, i due tizi con cappotto lì e aprirci una via di fuga. Ora cerchiamo di capire come però, perché sta veramente risultando molto molto difficile fare tutto questo. Dovrò agire in due probabilmente per capire cosa fare, perché allora il tizio lì lo possiamo anche eliminare, credo, ma... non riesco a capire perché il cane non si può eliminare qui. Adesso provo a salvare, ma sparandogli qui il cane lo vedono e si preoccupano tutti e capiscono che è venuto da qua. Attenzione però, potrei... no. Ah, stanno sparando a lei così senza motivo. Vabbè, niente. Quindi organizziamola bene. Lei viene qui. Tanto lei non è un gran problema per nessuno. Lei non è un problema, l'importante è che non la veda il cane. Ok, poi tu vieni qui. Tu parli con me. Io elimino il cane. Sì, vabbè. Niente, sto andando un po' a tentativi, ma a dire la verità dovrei pianificarlo molto molto di più. Molto ma molto di più. Dovrei distrarre entrambi, ma non è il caso. Io distraggo solo lui, gli parlo. E così... No. Ok, adesso tu dovresti, allora, a sto punto, sistemarmi il tizio qui. Ma il cane la vede. Il cane la vede. Niente di nuovo da capo. Il cane la vede. Ma col cane. Ha un bel arco di visuale lui. Quindi dobbiamo proprio liberarcene il prima possibile. Ma assolutamente liberarcene. Perché lui la vede. Adesso vediamo se qua la vede. Adesso in caso mi allontano se mi vede. Ok, mi ha visto, io mi sposto. Ok. Adesso faccio quello che devo fare. Ok. E col tasto S eliminiamo l'ultima minaccia. Perfetto. Ora prendo il tasto A, elimino lui e risolviamo il problema. Ok, tutti i problemi sono stati risolti. Ora posso anche salvare. Ora vediamo di aprirci la strada verso l'uscita. Quindi io porto lei qui, lui lo porto alla mitraglia. Tu in piedi. Tu, di qua. Ma lei potrebbe andare dove vuole, in realtà. No, lei no, non può. Vabbè, niente, dai, facciamo così allora. Tu vai qua vicino. Tu, ti alzi in piedi, conto di nuovo addosso. Ok, non ci hanno visto. Nessuno ci ha visto, a dire la verità. Quindi, se nessuno ci ha visto, potremmo salvarci così. Gotta find them. They ain't coming back. Good job. We're done.
No, finito. Ora salvo. Vediamo se c'è la da buona così. Ok, fortunatamente ce l'abbiamo fatta, un po' per il rotto della cuffia, ma ce l'abbiamo fatta. Quindi, siamo riusciti a concludere. Abbiamo trovato Hector, che ci aspettava fuori, come avevamo visto nello scorso gameplay. Kate O'Hara, piacere di conoscerti. Hector. E qua tre membri della banda sono al completo. Manca il dottor McCoy, che avremo modo di rincontrare in futuro, e poi l'ultima, la quella in grado di stregare le menti. Fatto che non lavora gratis. Quindi insomma, io adesso non voglio spoilerarvi ulteriormente la storia, perché ormai abbiamo visto veramente veramente tanto e abbiamo visto anche i tentativi. Non ho gradito molto questo finale pirotecnico con la mitragliatrice, avrei preferito una cosa magari un po' più stealth. Però vabbè, però non avevamo Hector, perché con Hector era l'unico personaggio in grado di stendere quei due all'entrata al cancello con un colpo solo. Quindi qua si nota un'altra meccanica di gioco. E niente, ti aspettiamo alla ranch, speriamo. Ok, bene ragazzi, e ora c'è il replay, dove si va a vedere l'evoluzione di tutto. Abbiamo scoperto che lei doveva sposarsi col sindaco, ma in realtà voleva qualcosa. Non sappiamo ancora molto bene, però sta facendo molta amicizia con Hector, insomma, e si vedranno alla ranch più tardi. Bene ragazzi, allora questo è un altro gameplay di Desperados 3. Fatemi sapere cosa ne pensate. Qua infatti vedete che per vincere le stelline dovevamo fare non usare travestimenti, fare una foto allo sposo morto, che non so come. Con Cooper entra all'edificio principale, non usare la Gatling. Ok, si poteva anche fare senza la Gatling, ignoranza mia. Uccidi 15 guardie, ne abbiamo uccise solo 4. Uccidi tutti tranne i civili, speedrun, in meno di 15 minuti assolutamente impossibile. Completa la missione difficile. Niente, questo è tutto lo spostamento che abbiamo fatto lo scorso gameplay, anche questo. Bene ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao!